Coreglia Antelminelli è la capitale mondiale delle statuette di gesso, delle figurine di gesso, perché in pratica che cosa sono le figurine di gesso? Sì, per meglio dire come si fanno le figurine di gesso. C'è la bacinella d'acqua, ci metti la polvere di gesso, mescoli e lo metti nello stampo negativo. Poi dopo lo togli dallo stampo negativo dopo che si è compattata la forma e voilà, ecco fatta la tua statuetta di gesso e poi dopo lo stampo ti rimarrà così per sempre, così puoi ripetere la tua figura di gesso per altre milioni di volte se vogliamo. E poi perché proprio Coreglia Antelminelli è la capitale mondiale della figurina di gesso? È una tradizione del posto, infatti ci sono nate qui le figurine di gesso. E qui c'erano i figurinai che le fabbricavano. Diciamo che erano dei veri e propri artigiani. E poi dopo sono andati ad emigrare in tutto il mondo, ad esempio in Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, Germania, Australia, New York, quindi Stati Uniti d'America. A Coreglia Antelminelli si trova sia il Museo delle Figurine di Gesso che il Museo dell'Emigrazione, che raccontano le cose che vi ho appena raccontato, magari con qualche cosina in più. E questa è la tradizione di Coreglia Antelminelli. Ecco perché questo paese è non solo uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche la capitale mondiale delle statuette di gesso. Nei pressi della frazione di Tereglio c'è questa struttura. Questa struttura all'inizio del XX secolo era una colonia. Mia nonna c'è stata e non ha dei bei ricordi, infatti gli davano troppo mangiare che a lei non gli piaceva e allora lo dava a una sua amica. Purtroppo dal 1943 è in stato di abbandono e va ristrutturata perché era bellissima. Ed ora facciamo un tuffo nel Medioevo tramite il paese di Ghivizzano. Qui c'è la via del Volto Santo che percorrevano i pellegrini per andare a Lucca. Tutto pedonalizzato, non ci sono macchine infatti. Il paese è molto antico, ha un castello e vederlo da lontano è uno spettacolo, appare con le sue due torri. Sembra come vedere San Gimignano però con meno torri. È pieno zeppo di vicoli stretti e anche di vicoli al coperto che passano sotto le case, come quello che andiamo a vedere adesso. Guardate! È proprio medievale questo paese, cioè era anche bello viverci, suppongo, al tempo del Medioevo. Guardate qua, da qui si esce e rientriamo all'aria aperta. Guardala! Come qui passiamo sotto le case. Che nel Medioevo si credeva che le streghe esistevano e quindi li uccidevano, anche se non erano proprio streghe, diciamo. Poi nel Medioevo c'era anche la peste, una malattia, e c'erano i medici della peste, che avrete presente con quella maschera che sembrano dei corvi. E poi dopo, ad esempio, il Medioevo ha abbracciato lo stile romanico, come molti pieri sono qui nella provincia di Lucca. Sapete perché siamo venuti qui di sera? Beh, perché la sera il borgo ha un'area più avvolta nel mistero e
anche un sapore più medievale. E pensate un po', qui sembra che il tempo si è fermato. Ho